sono Marco Agostino, solista del Teatro La Scala. Innanzitutto vorrei ringraziare la Fondazione Milano per La Scala per aver ideato questo meraviglioso progetto, a cui prendo parte con grande gioia. Vorrei parlarvi del palcoscenico, il cuore del teatro, il luogo in cui si scrive la storia, il simbolo dove grandi artisti hanno lasciato il segno nel cuore degli spettatori. La prima volta che danzai su quel meraviglioso palcoscenico ero all'ultimo anno dell'Accademia, all'ottavo corso, ed entrai come sostituto all'ultimo nella mazurka del Lago dei Cigni per uno spettacolo del 31 dicembre. Ricordo che già stando fermo percepivo la grandezza del teatro, la magia del palcoscenico, la presenza di tutti gli artisti che erano passati di lì prima di me. E guardando la platea, quell'infinità di palchi, quel lampadario meraviglioso, mi ricordo che mi sono sentito piccolo, quasi in soggezione. Anni dopo, al termine del mio ultimo spettacolo di De Grieux in Histoire de Manon di Macmillan, fui promosso solista della compagnia, proprio su quel palcoscenico. Per cui quel luogo per me è diventato un posto speciale, un luogo in cui ho vissuto le emozioni più intense, più vive, più vere e più belle della mia carriera. Il momento che preferisco e che mi manca maggiormente è il momento che precede lo spettacolo, proprio 5 minuti prima, in cui il direttore di scena dice «Siamo in mezza sala». Le luci si abbassano, sia sul palco che in platea, l'orchestra si accorda all'unisono in una nota molto lunga, i ballerini si preparano e lì si percepisce la magia, si percepisce che qualcosa sta per avere inizio, ma nulla ancora è stato fatto, quindi tutto è possibile. E proprio questo momento speciale, secondo me, può essere racchiuso in una frase di Kate Coya. Il palcoscenico non è un mondo a parte, è una miriade di mondi. Ed è proprio in quei mondi che un uomo può avere tutto quello che immagina, se solo lui crede in ciò che vede.